Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi piccolo video dedicato al marchio Apsan, perché Apsan sta lavorando da un po' al lancio di un nuovo drone che si chiama Night King e oggi ha rilasciato un nuovo video, quindi adesso guardiamoci il video che ha rilasciato oggi, poi ne riparliamo qui insieme. Quindi adesso partiamo col video. Perfetto ragazzi, questo è Night King, questo drone di cui Apsan ha già rilasciato vari video pubblicitari in cui fa intravedere ma fa vedere davvero poco. Comunque oggi ci fa vedere che questo drone avrà sensori anticollisione praticamente a 360 gradi, quindi una novità incredibile per Apsan, perché comunque non ha mai prodotto droni con così tanti sensori anticollisione. E poi, come ci ha già mostrato in altri video pubblicitari, questo drone avrà un sensore CMOS da 4 terzi, praticamente quello che ha il DJI Mavic 3, quindi un drone che per Apsan potrebbe competere con un Mavic 3 per quanto riguarda le caratteristiche di costruzione. Ovviamente poi quello che realmente saprà fare questo drone è tutto da vedere, però per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dovrebbe essere davvero molto simile a quello che è il Mavic 3 di casa DJI. Apsan con il lancio dello Zino Mini Pro si è superata, cioè ha fatto davvero un salto qualitativo incredibile. Praticamente non è più quel marchio low cost che produceva droni a basso costo, molto mediocri, no. Con l'arrivo dell'Apsan Zino Mini Pro ha proprio fatto un salto in avanti sia dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista costruttivo e dal punto di vista dell'ingegnerizzazione. Cioè veramente qua siamo vicini a quello che è il marchio DJI. Ovviamente non è ancora arrivata a quel livello, però sicuramente è un marchio che si avvicina davvero tanto. Adesso quando prendiamo in mano un drone Apsan ci sembra di avere in mano un prodotto DJI, perlomeno dal punto di vista costruttivo e anche di quello che ci viene dato come caratteristiche. Poi il bello di Apsan comunque che adesso ci dà comunque dei prodotti di alto livello mantenendo comunque un prezzo più basso rispetto a quello che è il marchio DJI. E quindi cosa vuol dire? Che Apsan sta cercando di produrre prodotti che si avvicinino a livello qualitativo a quello che è il marchio di riferimento per quanto riguarda il mondo dei droni, però dandoci tutte queste caratteristiche a prezzi un po' più competitivi. Quindi questo Night King, questo drone che ovviamente ha sicuramente delle caratteristiche molto molto interessanti, anche il prezzo per le caratteristiche che ci vengono date dovrebbe essere interessante, anche perché se calcoliamo che costerà circa 1.000 euro meno del DJI Mavic 3, sicuramente attirerà molto l'attenzione. E se Apsan, oltre alle caratteristiche dichiarate, riuscirà a metterle in pratica a livello di ottimizzazione firmware, a livello di ottimizzazione di quello che è appunto il comparto hardware, potrebbe essere davvero un drone interessante. Comunque sicuramente è da apprezzare l'impegno e la velocità con cui Apsan ha fatto il salto di qualità, davvero davvero incredibile, anche perché un'altra conferma sulla qualità e sulla voglia di Apsan di produrre droni di un certo livello la si ha anche con l'Apsan Ace, drone che ho portato qua sul canale, sia in versione SE, cioè la versione diciamo base più economica, sia nella versione Pro, quella diciamo molto più performante, con caratteristiche della videocamera, con caratteristiche comunque di volo davvero interessanti. Quindi questi droni, partendo dallo Zino Mini Pro arrivando all'Ace, ci hanno fatto capire che Apsan ha intenzioni serie di produrre prodotti di alto livello. Fatemi sapere voi cosa ne pensate del marchio Apsan, di come è cambiato nel giro di un anno, perché fino a un anno fa si parlava di Apsan come marchio low cost, come marchio mediocre, mentre adesso ne parliamo come comunque un marchio che produce droni in cui ci troviamo a decidere se acquistare un Apsan o un DJI o un Apsan o un Auto.
quindi sicuramente se abbiamo questo dubbio vuol dire che Apsan sta lavorando bene nel tentare di introdurre il suo marchio in una categoria, in un livello di droni che prima era solo di DJI e un po' di Autel. Quindi ragazzi, aspetto i vostri commenti qua sotto, sia per quanto riguarda il marchio Apsan, sia per quanto riguarda rispetto a questo nuovo drone Night King. Quindi ragazzi, se questo mio video è stato interessante, l'avete trovato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni, la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.